Buongiorno, si nota che siamo in partenza per Blackpool? Io direi di sì. Io mi sono appena svegliato. Quasi tutto pronto, non so se portarmi lo Switch perché tanto non lo uso mai, però non si può rinunciare a Zelda. Direzione aeroporto. Rompicapo Tetris. Abbiamo fatto il trucco di prendere un bagaglio in tre e viaggiamo Esatto. tutti più comodi. Vabbè, vai solo da un lato. No, fai da due Da lati. due lati, da due lati, da Se si due rompe, Jacopo controllato. Comunque io ho una predizione. Yak, dimmi una carta. Il mio numero tra 1 e il 100. 99 99, esatto. di cuori. Ah, lo so io. Aid, quanto te la rischi a baciare il vetro? Quanto te la rischi? 10. 3, 2, 1. 1. No! Sei salvo. Il nuovo gioco di quest'anno sarà quanto te la rischi. Siamo stratardi, è l'ultima chiamata. Lo so. Siamo gli ultimi. La biondola ci ha fatto passare. Ragazzi, siamo appena arrivati e c'è Hyde che sta cercando di capire come funziona il taxi. Io abbiamo ho pagato capito. un disastro, siamo in tre, ci abbiamo pagato troppo. Comunque, la prima domanda alla quale andremo a rispondere qual è Lorenz. Cagherei nel letto di Yak? Sì. Ma Blackpool è dove vive Deadpool? Ciao, raga. Quante ore ci impiegate per arrivarci? Boh, due ore e mezza, poi in totale mezza in totale, giornata. sì. Cosa più strana mai 12 ore. successa? A Blackpool? Non possiamo dirla. No, per ora niente. Per ora ah, niente. No, non è vero. C'era il tipo pelato che è sparito. Orco, è vero. C'era uno seduto a fianco a me nell'autobus. Io l'ho visto, ero lì che dormiva. E mi tiro su per mettermi la giacca ed era sparito. Quindi, o non è mai esistito. Così come l'hai raccontata. No, è vero, è così, è successo così. O non è mai esistito, o era tipo straveloce. Secondo me era Era no, non lo so. Superman, cioè, o te tipo... lo sei immaginato, tipo. No, boh. Vabbè. L'abbiamo ricercato per tutto l'aeroporto. Ma non c'è. Quanto fa freddo? Ma non troppo. Ora si sta bene. Ora si sta bene. Cosa? Quanto te la rischi a fare una bandiera attaccata col palo quadrato? Boh, qu no, 4, mani. 4. 4? Sì. Vai, Jack, conta. 3, 2, 1. 3. No! No! Non farlo, aspetta, tieni. Vai. Io lo so male. Io. Questo palo qua, come faccio? Eh sì, vai. Oh, la sa fare. Sa Oddio. Sa la tecnica, è perfetto. Ma sono solo l'unico che perde scommesse qua, mi sono fatto malissimo, lo sai. Quanto te la rischi appena sali sul taxi di dire chi è che sbarra la porta urlando? Siamo in tre, quindi tre. Ok. 3, 2, 1. 1! Deve farlo! Ma chi è che sbatte la porta e esce urlando? Ok, ok. Urlando. Okay, Orlando. Orlando. Chi è che sbatte la porta e esce urlando? Ti hai guardato? Lo specchietto retrovisore. Ciao ciao. Mandi. Ice ice. Cool cool. Troppo inglese, dovrei stare a Blackpool. Zio, suona il campanello. Qual è il campanello questo? Jack, col Richard. Chiama Richard, tira fuori il telefono e chiama Richard. No, vecchio. Magari è una password, è un enigma. È vero. No, andiamo. Guarda. We Richard, we are in the front of the hotel. We need to check in. Con chi vuoi parlare lei? Ah, zio, ma che com'è italiana? Ma lo fai più? Check in please con Richard. Mi parli in italiano. Ma è perché devi fare... devi mettere il prefisso in inglese, zio. Sono chiaro che ci sono migliore da Reggio Emilia. Qual è il prefisso? Il prefisso UK. Qual è il prefisso UK? Ma non c'è scritto, sono infame. The number you have called is not recognized. Perché hai messo lo zero non tra parentesi? Lo zero, l'ha messo lui. Hi, I'm talking with Richard.
Yes, you are. Okay, we are. Oh, grazie, Richard. We are in the front of the hotel. We need to get in. Comunque, raga, il trucco è parlare inglese in questo modo, perché così loro capiscono che non sei inglese e parlano più lento e capisci di più. Hello. Nobile? Sì, nobile. 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 No. Ma dove minchia siamo? Io mi sono perso. Olè. Bye bye. Ciao. 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 Guarda, ma non è male, fa casetta, eh. È molto ambient, vero? Molto bello, casa. Possiamo farci un video, no? Sì, sì, poi c'è l'armadio. È alto un mezzo pisello, però. E questa è la stanza. Come potete vedere, guardate, questo è un armadio molto molto bello. E dall'armadio che freddo! Allora, l'acqua calda, proviamola. L'acqua subito. Calda, prova l'acqua subito. Calda. Ancora negativo, eh? E arriva calda! Questa è quindi la nostra stanza d'hotel. E come potete vedere, qua c'è. Quanto te la rischi a salire sopra l'armadio? Quanto te la rischi a salire sopra l'armadio? Ma non ci sto neanche. Dai, quanto te la rischi? 7 3 2 1 5 Andiamo a cena. Allora ragazzi, l'hotel di quest'anno è più trash dell'anno scorso. Cioè, però è centrale, dice, l'abbiamo pagato niente. E andiamo a rispondere a qualche altra domanda che ci avete fatto nel frattempo che aspettiamo il taxi. Spacci la tua felpa a Blackpool? Assolutamente no. Assolutamente no. Consigli come viaggio anche per maghi inesperti? Sì. Jack, yeah. Thank yes. you. Più cosa più costosa che hai comprato a Blackpool? Forse tu avevi preso quelle monete. La moneta. Una sì. moneta flipper coin d'argento, sì. 200 e passa euro. Tu hai? Io avevo preso una roba con i cubi. Io ho una moneta truccata, una shell mi pare, l'ho pagata 150 una roba. Sì, ma basta, cioè, prima e ultima volta. Vero, concordo. Quest'anno di più. Farai un video di tutte quante le bancarelle domani quando aprono. Eccoci. Raga, ci siamo dimenticati che oggi è San Valentino e ci sono tutti quanti i cuoricini sullo. Ma noi ci amiamo. Raga, noi ci vogliamo tanto bene. Vai, andiamo. Raga, la serata è a tema San Valentino. Siamo seduti tra coppiette. Prima di coppiette. Metti l'aglio, no, sulla, dai, pizza. Metti l'aglio schifo. Sulla pizza. No, davvero, Jack, non ce la faccio. Aid, quanto te la rischi a mangiare un morso di questa pizza piena d'aglio? 5. Quanto? 5. 3. 1 4 Si è salvato. E se la mangia Yak. No. È arrivato. Vai. Dimmi. Con quanto te la rischi? A far cosa? Aspetta. Cosa? Fare un gioco alla cameriera. Dai, cameriera? Sì. Boh, dai, facile. 3 3 Ok. Conta Yak. 3 2 1 2 Boh. Sì. Okay. Lo faccio. Boh, vai, è facile. Vai, vai, lo faccio. Vai. Red like the tree of hearts. It's not the tree of hearts. Okay. So remember how it's done the tree. Tree is 1, 2, 3 Okay. On the back 1, 2, 3 And your card was the 10. Tell your card. 5 diamonds. So the diamonds is 1, 2, 3, 4, 5 right? Yeah. Okay. It's crazy, right? But you know one thing. Magic is very, very, very fast. So now it comes to that three. È tua, Jack, è tua. Aid, quanto te la rischi a comprare una rosa? No, dai. Quanto te la rischi? Quanto te la rischi? Io ti odio. 6 3 2 1 2 si è salvato dalle rose. Ok ragazzi, abbiamo appena finito la cena. Rispondiamo ad una. Stiamo andando al Ruskin. Rispondiamo proprio a una domanda. Che cos'è il Ruskin? Il Ruskin è tipo un hotel dove si radunano tutti quanti i maghi. Ultima domanda di stasera. Quanti soldi pensate di spendere? Tanti. Tanti. Ma è sempre così. No. Questa che figata. Questo è Ruskin.
Drop the coin. Drop the coin. Oh fratello, Pro Clubs, my favorite car. Hey guys, I'm Pro Clubs. Raga, è sbronzissimo. Che bello. Pulli, bravo. Pulli clean. Bravo. Raga, finita la serata, siamo gli ultimi ad uscire praticamente. Guarda, ci sono ancora un tavolo qua. Raga, prima giornata a Blackpool, è andata molto bene, è stato figo, vi auguriamo una buona notte, ci vediamo prossimamente. Nella prossima puntata. Con un nuovo video di quanto te la rischi, hai da aprire la porta del cesso in questo momento? Uno. Uno? Vai, te la. Oh, yak. Ah.